Roberto Gaviani, rapida scheda, è un libero professionista che svolge l'attività di notaio con studi in Torino e in Pinerolo. È relativamente giovane dal punto di vista professionale in quanto ha iniziato l'attività nel 1984. È uno sportivo, è stato uno sportivo praticante negli anni della gioventù, lo è ancora adesso a livello non agonistico. Io gioco a calcetto, gioco a squash e faccio molto palestra. E soprattutto dal punto di vista dello sportivo non praticante, è un dirigente di alcune realtà sportive minori. Mi piace ricordare la Pallacanestro Pinerolo, mi piace ricordare la Polisportiva Ghiaccio e l'Unione Sportiva Villa Alperosa. E da alcuni giorni è un frastornatissimo presidente del Torino. Adesso non vorrei fare della retorica a buon mercato, però io sono cresciuto a pane e grande Torino, veramente. Adesso non vuol sembrare una frase di circostanza, perché non, da parte mia certi atteggiamenti non sono concepibili e accettabili, ma mio papà aveva una passione per i Mazzola che poi ha trasferito anche sul figlio, Sandro, e quindi io sono cresciuto in questo ricordo, che deve essere non solo un ricordo, non solo un peso in negativo, ma deve essere anche uno sprone in positivo. Ci sono alcune date in particolare che le sono rimaste scolpite nella mente? Beh, direi lo scudetto lo ricordo, perché io stavo studiando, avevo degli esami da sostenere all'università, frequentavo il secondo anno di corso, e lo ricordo come un periodo di gioia non effimera, cioè limitata a quella domenica particolare, ma protrattasi come un'onda proprio irrefrenabile durante tutta l'estate, la speranza che il sogno potesse non finire mai. Questo lo ricordo con grandissimo piacere. La domenica del presidente com'è quando non si va allo stadio? Beh, questa è la seconda domenica da presidente, quindi ha voluto essere una domenica di relax, perché intanto ero molto stanco dopo 10 giorni assolutamente pesanti, e soprattutto volevo stare un attimino con i miei figli. La giornata accompagnava, non siamo andati in montagna, siamo rimasti qui a casa. Però sul tavolo c'è una radio che sta lanciando messaggi. Sì, mi auguro messaggi positivi, insomma, per adesso siamo qui che ascoltiamo, speriamo che siano positivi i messaggi. Presidente, combinazione, segna il toro. Vabbè, io spero che portiate fortuna a voi, ma comincio a pensare di portare fortuna anch'io, sono contentissimo. Spero che comunque non mi si ricordi poi solo perché porto fortuna, spero di avere anche qualcos'altro di positivo. Senta, nella scala dei valori, che cosa mette al primo posto? Ma io sono legatissimo ai miei figli. Devo dire che i figli rappresentano un momento fondamentale nella mia vita, rappresentano proprio la tranquillità, la serenità. Poi il lavoro ha un'importanza enorme, e una grossa importanza agli amici, che non sono molti e che si sono chiusi come numero con la mia nomina presidente, ritengo. E il denaro dove lo mette? Il denaro ha un'importanza molto relativa. Io ho passato gli anni dell'adolescenza senza un soldo, commerciando in francobolli e dando lezioni di matematica. E ha anche giocato a pallone, con quali risultati da ragazzino? Ma io ho giocato a pallone fin verso, direi, 16-17 anni, non con delle grosse ambizioni. Io all'epoca praticavo arti marziali, praticavo il karate e mi allenavo 6 giorni alla settimana, quindi avanzavo poco tempo. Ho seguito la trafila delle giovanili a Pinerolo, poi ho giocato, ironia della sorte, a Villa Alperosa per 2 anni, ho conservato dei legami, dopodiché verso i 18-19 anni ho appeso le scarpe al chiodo. C'è una ragione principale perché ha fatto tanti sport, perché le piace questo tipo di vita? Ma io penso, intanto costituzionalmente di essere portato allo sport attivo, l'inattività mi provoca comunque delle conseguenze a livello nervoso, quindi da un punto di vista attivo è assolutamente indispensabile praticare sport. Da un punto di vista dirigenziale c'è un aspetto di ambizione in senso positivo, naturalmente, c'è la sensazione, la speranza di poter fare delle cose buone. E c'è comunque la speranza e la convinzione, anzi, che lo sport sia un momento comunque importante a livello sociale per allontanare certi problemi che nella vita di tutti i giorni sono sempre più pressanti e pericolosi. Il suo lavoro di notaio ce lo può spiegare? Voglio dire, su quei tavoli possono esistere anche delle avventure? Può essere anche un lavoro in qualche modo colorato?
Secondo me sì, il lavoro che svolgo è tutt'altro che un lavoro grigio. Tutta l'attività in campo societario è comunque un'attività ogni giorno nuova, per ogni atto diversa. Per quello che riguarda l'attività di consulenza che io svolgo, soprattutto con riferimento a determinati paesi dell'est, la Boemia e la Slovacchia in particolare, ritengo che questa sia un'attività, soprattutto dal punto di vista dell'avventura, dal punto di vista umano, estremamente bella e estremamente stimolante, tutt'altro che grigia, ecco. Suo padre cosa avrebbe detto? Goveani, presidente del Toro, e lui cosa avrebbe detto? Beh, in piemontese mi avrebbe detto tizzesmat.